Fabio, Ciao sentiamo Alberto. i tromboni, Eh sì, guarda, le barbe. siamo la Eh? personificazione dell'anno che se ne va, poi a Capodanno ci facciamo una quella bella Due barbe sbarbata. bianche, due proprio. Hai visto che mi sono messo la camicia all'ultimo minuto perché con quella freddezza che Sì, io avevo mi sono sembravo in così. pigiama, cioè addirittura in pigiama. Sono messo Io sono così. con la camicia coreana o se vuoi iraniana, questa camicia senza collo è il fatto Senti, Fabio, io di vorrei parlare, bandiera. tu mi devi spiegare qualcosa sullo Digital Yuan, ok? Però ascolta la mia introduzione. Sì. Io non lo so perché ci tengono tanto a farlo Digital Yuan. No, sospetto che serva perché sai che gli americani hanno questo estremo privilegio di avere il dollaro come valuta di riserva, no? Per cui loro Certo. possono spendere tutti i dollari che vogliono, il costo del dollaro, hanno dei vantaggi in termini di costo sui finanziamenti. Naturalmente il dollaro è diventato valuta di riserva perché gli americani hanno fatto molto debito, cioè hanno riversato molti dollari dal 1970 in avanti sul sistema monetario mondiale, quindi hanno creato un'enorme circolazione di dollari che di fatto ha occupato, hanno dato liquidità al mondo con i loro dollari, il mondo ha accettato questa liquidità. E l'accetta volentieri. Gli Stati Uniti continuano a fare mezzo miliardo di milioni di dollari di debito tutti gli anni. Il mondo non dice un beato cazzo. E il mondo, anzi, il dollaro si rafforza e io ho sempre Esatto. pensato, gli cinesi, la supremazia del dollaro dà agli americani un vantaggio incredibile anche in termini di politica internazionale, perché tutti i meccanismi delle sanzioni sono determinati dal fatto che il mondo girato sui dollari gira sul clearing di New York, e quindi loro girano sulle banche, loro dicono non puoi utilizzare i dollari, ho capito, oppure non puoi, quindi di fatto sono in grado di escludere dal sistema monetario internazionale, dal sistema di pagamento internazionale, chiunque, che nessuna società al mondo si può permettere di essere esclusa. Vedo che i russi stanno cercando di fare dei sistemi alternativi, però è molto difficile scappare da questa trappola del dollaro. Io quindi ho sempre visto lo Digital Yuan come un tentativo dei cinesi di creare una moneta internazionale che abbia corso internazionale senza aver inondato il mondo di yuan, perché i cinesi non hanno inondato il mondo di yuan, lo yuan non libera, non gira. Tutt'altro. Tutt'altro, il contrario. Quindi la mia interpretazione è molto banale: vogliono lo digital yuan perché vogliono, attraverso lo yuan digitale, vogliono creare quella valuta di riserva, un'alternativa alla valuta di riserva costituita dal dollaro. Ma questa è una mia idea, se è una cosa, dico una boiata. Ma sai, ci sono diverse dimensioni delle quando si parla di criptovalute emesse da banche centrali, cioè da autorità monetarie. Il primo punto, diciamo, il primo dato da tenere presente è che secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali, che è, diciamo così, un'istituzione internazionale che fornisce servizi, ricerca, idee, tant'altro alle banche centrali, quindi ha un po' il polso della situazione. Il 70% delle banche centrali, delle maggiori banche centrali, insomma, dei paesi più grandi della terra, sta studiando l'introduzione di una criptovaluta gestita però dalla banca centrale. Okay. Quindi non sono solo i cinesi ad avere questi progetti in mente, sono tanti altri, inclusa la Banca Centrale Europea e pure la Fed, insomma, ogni tanto annuncia che sta studiando, sta vedendo, eccetera, eccetera. Quindi non sono solo i cinesi.
che possa diventare una valuta di usata nelle transazioni internazionali, io sono abbastanza scettico, perché il motivo per cui la gente accetta i dollari oggi è perché sa che, male che vada, se hai questi dollari in tasca o nel conto corrente, qualcosa in America te la compri. Questi yuan, crypto yuan, e-yuan, come li chiama, electronic yuan, sarebbero altrettanto liquidi, nel senso che ti puoi comprare quello che vuoi su Alibaba o dove che sia. Quanti ne vengono emessi, chi li controlla, qual è l'inflazione che avranno, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, c'è un muro di fiducia da scalare prima che questo possa, diciamo così, sostituire il dollaro o comunque intaccare un po' il ruolo internazionale del dollaro. Teniamo presente che persino l'euro, che è la valuta di paesi come Francia, Germania, Olanda e mettiamoci pure l'Italia, diciamo così, nel calderone, non ha fatto una grossa concorrenza al dollaro sul piano internazionale. Qual è invece l'aspetto che secondo me è molto appetibile per le autorità cinesi? È l'aspetto del controllo. Quando emetti una valuta che è utilizzata dai cittadini in modo diciamo abbastanza, ti dici che la dimensione dello yuan digitale non è internazionale ma è domestica? Secondo me sì, perché che hanno visto le autorità cinesi? Hanno visto che il Bitcoin è molto utilizzato in Cina, no? Molta gente. Scusa? Le mie paure sono infondate. Ma diciamo che non credo sia quello l'obiettivo principale. Se poi dovesse venire, non è che le autorità cinesi si straccerebbero le vesti. Però oggi come oggi, secondo me, l'obiettivo immediato è quello di creare un'alternativa a Bitcoin, ok? Che i cinesi usano in modo massiccio. E una volta che tu induci la popolazione a usare una criptovaluta emessa dalla banca centrale, sostanzialmente controlli tutto quello che fa la popolazione, no? Controlli quanto spendono, con chi spendono, dove vanno in vacanza, chi sono, che relazioni hanno. Quindi c'è un elemento di controllo sociale. Però c'è anche un elemento di chiarezza sul sistema finanziario. Per esempio, tu sai bene che in Cina molte aziende utilizzano come collaterale, non so, il capannone, gli edifici, quello che sia, lo stesso collaterale per 10 prestiti diversi. Ok? Ma se tu hai un sistema di criptovalute, cominci a ridurre il fenomeno, perché puoi cominciare a emettere prestiti garantiti da quel collaterale, però tutti sanno che il collaterale è già stato utilizzato a garanzia di un prestito e quindi non lo puoi utilizzare di nuovo. Quindi, diciamo così, c'è un elemento che, se vuoi, mi fa, diciamo così, sorridere. Perché? Perché queste criptovalute erano state introdotte come il nirvana del mondo libertario. L'anonimato Esatto, l'anonimato, le banche centrali sarebbero state espulse, diciamo, dal sistema monetario internazionale, il ruolo della moneta fiduciaria si sarebbe eroso col tempo e queste criptovalute sarebbero state una specie di gold standard
in cui le autorità non avrebbero più avuto un ruolo o un controllo, gli individui avrebbero messo in piedi questo sistema autogestito di transazioni monetarie, solido, inscalfibile, a prova di bomba. E invece quello che sta succedendo è che le autorità, e tra l'altro le autorità di paesi non particolarmente libertari come la Cina, si stanno impossessando di questa tecnologia per fare l'esatto contrario, cioè per mettere in piedi un sistema di controllo pervasivo, cioè orwelliano, uber orwelliano. Come hanno fatto con internet. Come hanno fatto con internet. Avanti. Per anni pensando che internet avrebbe liberalizzato la Cina, perché la Cina non poteva controllare internet. La famosa frase di Clinton is like, no, setting a gel on the wall, una cosa del genere. Ossia, in realtà attraverso internet i cinesi hanno creato un sistema di controllo totale. Sì, ma sai, la verità è quello che abbiamo imparato in questi 30 anni, 25 anni di espansione di internet e dei sistemi di comunicazione elettronica, è questo, che tutto ciò che passa sulla rete si può controllare, si può registrare, puoi acquisire informazioni senza dirlo, diciamo, agli individui, a quelli a cui rubi le informazioni, e poi tra l'altro sono pure violabili perché non esistono sistemi invulnerabili. Quindi internet, anche lì, da nirvana dell'individuo libero dall'influenza dei governi, è diventato un, non dico un inferno, però è diventato un sistema dove i governi riescono a controllare quello che vogliono. Cioè, pensa soltanto a questa storia dei Trojan, come si chiama, che ti possono mettere nel telefono, te lo possono a tua insaputa, e questo software, questo dispositivo di controllo, non solo registra le telefonate, ma diventa una microspia, anche a telefono spento, registra tutto quello che viene detto attorno. E quindi oggi il pubblico ministero italiano decide che tu hai fatto qualcosa di male, ti inserisce questo Trojan, ti controlla per un anno, si va a sentire tutto quello che hai fatto e che hai detto, quelli con cui hai parlato, e verifica se hai commesso, a suo dire, a sua insindacabile opinione, dei reati. Poi ti sbatte in galera. Il processo dura 10 anni e tu nel frattempo, anzi, oggi dal primo gennaio il processo non dura nemmeno più 10 anni, dura all'infinito. In Italia non esiste più la prescrizione. No, ma non è passata questa legge. Non è passata questa legge. No, è passata dal primo gennaio in Italia, nel momento in cui c'è una sentenza di primo grado, sia di assoluzione sia di condanna, cioè il pubblico ministero ti mette sotto inchiesta, magari ti sbatte in galera, okay? Poi tu vieni assolto, il pubblico ministero fa appello, da quel momento tu non c'è più prescrizione, cioè tu puoi essere imputato per tutta la vita. Questa è la situazione in Italia. No, ma non è passata questa legge, dai. È passata, è già stata approvata, è stata, diciamo, l'introduzione è stata, quando fu approvata, non venne introdotta immediatamente, perché si diceva, ah no, dobbiamo sveltire il processo, quindi entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020, ormai è arrivato, i processi non sono stati sicuramente sveltiti, tutt'altro, e quindi tu puoi, senza, cioè non è che puoi rischiare, chi viene messo sotto il mirino di un magistrato
può rimanere mutato tutta la vita. E questo un magistrato lo può fare inserendoti un trojan dentro il telefonino che registra tutto quello che fai. Quindi pure se tu dici che ne so, il mio dispositivo è una bomba, per dire, sai, ho creato una cosa che è un lui ha detto che sta costruendo una bomba. E quindi ti mette no, io sentivo questa gran polemica, credevo che fosse una roba ancora tutta da no, non è una roba così, sta arrivando, ecco, arriva fra qualche giorno. Ci siamo, non è più una proposta, è una realtà. Va bene, Fabio. E quindi per tornare al nostro punto iniziale, queste fantasie libertarie si stanno traducendo in un purgatorio o inferno orwelliano. Questa cosa gente nemmeno si rende conto, purtroppo. Beh, intanto tocca ai cinesi, poi... No, tocca anche a noi, perché questi dispositivi di controllo ce li becchiamo noi. Non è che sono i cinesi, hanno... No, siccome siamo partiti con lo digitale, loro... digitale, no? Sì, non, ripeto, arriverà sicuramente anche da noi una cosa del genere. Quindi... io non ho particolare fiducia che i governi si autolimiteranno, ecco. Secondo me continueranno in questa deriva di attacco alle libertà personali, perché, sai, è facile dire, ma questi sono strumenti che servono per combattere il terrorismo e tanti altri reati ignobili, e quindi la gente verrà la propaganda, come se la sta bevendo del resto. Va bene, Alberto, dai. È lasciato senza parole. Certo che siamo entrambi da fiducia nella magistratura, siamo diventati Ma la fiducia nella magistratura, sai, quando tu metti un potere smisurato in mano, non puoi illuderti che quello non lo usi per fini che magari lui ritiene giusti e nobili, Ci sono tanti magistrati presi da sacro zelo che fanno inchieste che poi si rivelano di stare a profilo. Non vorrei andare a ricordare Enzo Tortora, no? Però anche in gente sbattuta in galera senza alcun motivo, se ne contano a decine se non a centinaia. E quindi quando uno ha un martello in mano, tutto sembra come un chiodo. Quindi quel martello che hai in mano hai bisogno e voglia di usarlo, poi per fare carriera, capito? Cioè, non è che i magistrati siano dei difensori senza macchia e senza paura della giustizia e della verità. Sono uomini come tanti altri che devono fare carriera, hanno gelosie,
agiscono in base a questi impulsi. La democrazia è nata proprio per impedire che uno, preso da questi impulsi, abbia un potere senza limiti. E in Italia questo piccolo, come dire, elemento sfugge ai più, e quindi siamo oggi in un regime per cui tu vai sotto processo e ci rimani tutta la vita a discrezione di un magistrato che magari, a cui magari stai antipatico. Va bene, Fabio. Ok, ciao, ciao. Grazie, ciao. It's one shot, not a future.